Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera il video degli ultimi acquisti. Partirò dagli acquisti, diciamo, più fuori stagione. Ho fatto degli acquisti di sandali, quindi che ho iniziato ad utilizzare nella seconda metà dell'estate, che poi conserverò e continuerò a utilizzare poi l'estate prossima. Anche se ora siamo inizio ottobre, registro da inizio ottobre qua a Salerno, io i sandali li sto mettendo anche la mattina, perché si sta ancora bene con i sandali. Allora, il primo che vi voglio far vedere è della Second, no, della Tone Fly. La linea è la Second Skin e il modello si chiama Lux 101 Leather Bianco. Costava 79,90, io l'ho pagato 40 euro al 50%. È un infradito bellissimo. Eccola qua. Non so se si riesce a vedere, dopo vi farò vedere anche le immagini indossate al piede. È bassissima, è morbidissima, è bianca con un intreccio bianco dorato turno turno, e poi ha tutti i diamanti veri bianchi e rosa sulla parte qui del collo del piede. Al piede fa una luce stratosferica, è bellissima, mi piace. L'ho indossato con pantaloncini, minigonne, vestitini, sottopantaloni, veramente stupendo. Ora ormai autunno inoltrato, mi è piaciuto metterlo sotto i jeans, quelli strettissimi, gli skinny jeans. È molto carino perché il jeans arriva praticamente a chiudere questa parte, non si vede, e esce soltanto questo con il piede nudo, e mi piace tantissimo. E sono molto contenta, sinceramente, di questo acquisto. Ho preso questo e il paio che vi faccio vedere fra un attimo stava chiudendo, quindi aveva tutte scarpe made in Italy a prezzi veramente stracciati, perché 50 euro acquistati praticamente a metà luglio, scusate, 50 da 140 euro, è un buonissimo prezzo. Un paio di scarpe che ho preso sempre in quel negozio è della Anna Togli o Fogli o Foglia, non lo so. Il modello non c'è scritto. Queste costavano 60, sempre al 50 le ho pagate 30. Queste sono le classiche ciabatte alla San Francescano, però un pochino più carine. Sono nere, hanno il glitter qua sulla fascia, sulla banda nero grigio, hanno un po' di rialzo, quindi il piede non si affatica camminando tanto, ed è comodissima, di quelle veramente il piede si spaparanza dentro. Queste sono state le scarpe delle mie vacanze estive. Sono stata a Taormina, ho portato solo questo paio di scarpe più uno ovviamente per scendere al mare, e le ho messe sotto le minigonne, mi piacevano tantissimo perché comunque sono, quando le si indossa così, non sembrano quelle bruttine, tra virgolette, ma hanno questo gioco di luce che fa un bell'effetto al piede. Quindi comunque mi è piaciuto. Ora le metterò da parte, sicuramente le utilizzerò il prossimo anno. Facciamo così. Un paio di scarpe le ho prese invece al mercato, uno dei mercati della mia città, dove vendono scarpe, diciamo, di un certo livello, però a prezzi più competitivi. Le ho prese la seconda settimana, dopo la seconda settimana di agosto, quindi dopo Ferragosto. Allora, sono della Donna Soft, da talloncino costano 140 euro, io l'ho pagato 50. Il modello, vabbè, tutto un simbolo strano.
micro bianco zeppa 76. Queste sono bellissime. È una zeppa, tolgo il salsicciotto, è una zeppa di 10 cm dietro, forse un paio, un po' di più avanti. Hanno questo sughero e una banda bianca e nera, più questa ultima doveva essere bianca ma si è subito sporcata. E avanti sono fatte in questo modo, con una fascia morbida qui, e si chiudono alla caviglia con questo dettaglio che si sta portando tantissimo. Sono di una comodità esasperante, veramente ci ho potuto fare chilometri senza problemi, mi sono piaciute tantissimo. L'ultima volta che l'ho messa sabato, questo ho messo le altre sabato, non ricordo se l'ho messa sabato questo o sabato precedente, quindi ancora a settembre, e con un pantalone nero sempre chiuso, non voglio dire a sigaretta perché era più stretto della sigaretta, però avevo questo pantalone nero su un top nero con il coprispalla bianco e la borsetta bianca, very 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 beautiful, mi è piaciuto tantissimo. Questo è un acquisto che ho già un altro paio di scarpe bianche alte, ma sono una scomodità assurda se si vuole passeggiare parecchio oppure se si cammina su San Pietrini e San Pietroni, perché sono molto più alte, saranno 14 cm e sotto sono in legno, quindi molto pesanti. Sono bellissime, se mi ricordo le metto giù nell'info box il link nel video dove le mostro, perché sono veramente uno spettacolo quelle scarpe. Ma ho deciso che da quest'anno il mio massimo sarebbe stato i 10 cm, comunque di una comodità, una certa comodità. Non voglio più scarpe scomode e solo belle, ma voglio scarpe belle e comode da poterci passeggiare tranquillamente, non andare tipo cinesina. No, quelle che ora tengo ovviamente le porterò avanti, le consumerò, ma le metterò tipo in quelle occasioni in cui scendi di casa, entri in macchina, esci dalla macchina, vai in un locale, esci dal locale, vai in macchina e te le portano a casa, punto, basta, non devi neanche guidare, è l'unica occasione in cui metterò quelle scarpe. Gli altri acquisti sono di make-up e dintorni. Allora, sono passata da Idea Bellezza, mi sta finendo la matita nera per occhi, quindi ho preso questa proprio della Idea Bellezza, che si chiama 02 Matita Occhi Deep Black. C'erano tre diverse colorazioni in nero, ho preferito questa perché è quella che secondo la commessa scrive meglio all'interno dell'occhio ed è più resistente, e l'ho pagata 3,90. C'erano dei saldi sui prodotti della bellezza, dei sconti. Poi ho preso della Deborah il Popping Effect Top Coat Smalto Sigillo Tenuta Lasting, non riesco più a leggere, okay, passiamo dietro. Top coat effetto plumping, quindi effetto volume, come se fosse effetto gel, da 8.5 ml, l'ho pagato 5,90. E infine ho preso della Wet n Wild un semplice smalto trasparente che può sempre servire, Wild Shine Nail Color, c'è il nome? Oddio, non vedo più, ragazze. Clean, no, non c'è il nome, Clean si chiama. E questa invece l'ho pagato 1,99. Poi ho preso, mamma mia, ho preso gli integratori della Arco Farm, si chiamano Arco Capil, difesa e bellezza dei capelli, benessere delle unghie, con ferro, zinco, selenio, rame, biotina, chistina,
Metionina, acido folico, vitamina B5, B6 e B3, 2 capsule al giorno, sono 2 confezioni, c'è anche lo scontrino, è stato pagato, allora veniva 24,90, ma hanno avuto un sconto di 4 euro, quindi 20,90. Ora lo inizierò subito a utilizzare perché quest'anno è stata traumatica per le mie unghie e traumaticissima per i miei capelli, li sento debolissimi, le mie unghie l'anno scorso ero riuscita a tenere una bella lunghezza finché poi non ho deciso di rimarre per iniziare poi a giocare a pallavolo, quest'anno le ho dovute portare per la maggiore corte perché mi sfaldavano ogni poco, erano impossibili da tenere. Poi della Sant'Angelica, della linea Siricin Complex, il Clean Silk, gel detergente purificante, pelle come seta, deterge, purifica, riequilibra, preservando l'ecosistema e il pH della pelle per pelli miste. È una confezione da batte la pesca, 200 ml, fra un po' finirà il detergente che sto usando in questo periodo e inizierò a utilizzare questo bel flacconcione, bella confezione. E poi ho preso della Lepo uno smalto blu, questo è solo nella linea rinforzante unghie, le argille marine, il numero 44, è un bel blu intenso e l'ho pagato 8,50 euro. Mi sta finendo le lucciolette che sono in questo periodo, sono entrata al negozio bio e l'ho visto, ho fatto no, mi serve, lo voglio, è troppo bello. Poi a Taormina, come mia consuetudine degli ultimi viaggi, mi sono presa un souvenir tutto per me. Questa volta ho scelto un paio di orecchini molto carini, ora vediamo se riesco a aprirli senza romperli, così ve li mostro, sono veramente molto belli, cioè li devo smontare tutti. Dicono che è pietra vulcanica, però ci mettere le virgolette, comunque sono a pallina, non so se si vedono, nera con una pallina color salmone, piccolini, non ingombranti, molto carini. Quando ho visto questo modello ho deciso se prenderlo con la pallina salmone o con qualche altro colore, però ho detto rosa è il mio colore preferito, quindi ovviamente ho puntato su rosa, anche se con quello col celeste pure ci stava da Dio. E mia sorella mi ha sbolognato una collana dell'ex che non mette più perché ovviamente non ha voglia di vedere cose che mi ricordano l'ex fidanzato e quindi me l'ha sbolognata a me. Della Amour Collection, è una farfallina, non so se riesco a scastrarla, ecco qua, è una farfallina con credo Swarovski o element Swarovski e 2 perle, suppongo dalla forma di coltivazione, quindi non naturalissime, però comunque di coltivazione. Molto carina, questa ora la metterò da parte, ogni tanto me la metterò perché a me le farfalline mi piacciono e anche le perle mi piacciono. Ok, questi sono gli ultimi acquisti che ho effettuato in questi 2-3 mesi più o meno. Sono pochini, però spero che questo video vi abbia fatto compagnia. Io nel frattempo vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!